La maternità, un inno alla gioia, alla bellezza e alla vita, che mai come oggi viene vissuto con orgoglio e senza falsi pudori, anche attraverso la moda. Se un tempo le donne preferivano nascondere il proprio pancione per riservatezza o senso di protezione, negli ultimi anni stiamo assistendo ad una vera e propria rivoluzione dello stile premaman, dove la pancia è al centro dei look e diventa tendenza. La prima a sdoganare la dolce attesa fu Demi Moore, che mostrò le sue tenere curve in copertina in un periodo in cui ostentare il proprio stato di grazia sembrava impossibile. Lo stesso gesto coraggioso lo fece Monica Bellucci, a 39 anni, incinta della sua prima figlia. Oggi, nell'era dei social e del body positivity, tante cose sono cambiate. I mutamenti del corpo sono vissuti con orgoglio e spirito di libertà. Lo sa bene la pop star Rihanna, che ha reso le gravidanze il punto di forza delle sue apparizioni, esibendo le sue nuove forme su red carpet e palchi d'eccezione. La campionessa Serena Williams pubblica foto del suo pancione e con grande ironia ride del suo nuovo profilo. Le future mamme non rinunciano più alla femminilità, coprendosi in abbondanti salopette, ampi vestiti e pantaloni oversize. Al grido «non importa se la silhouette non è perfetta», indossano bikini, pantaloni aderenti, ma soprattutto scoprono la pancia. È il caso di Diletta Leotta, che ha celebrato l'arrivo della sua bambina postando foto sui suoi profili. Federica Pellegrini, che ha mostrato subito le sue morbide forme ai followers, così come l'attrice Miriam Leone, eccola, mentre abbraccia la sua rotondità esaltata da un abito scivolato. Eppure, la volontà di esporre questo dolce cambiamento da parte di stilisti, VIP e gente comune non da tutti è considerata opportuna. C'è davvero bisogno di sfoggiare le proprie curve, osserva chi è contrario, per altri rappresenterebbe addirittura una caduta di stile, al limite della volgarità.